C'era una volta un asino che lavorava per un venditore di statue. Giravano assieme tutti i mercati e al povero animale toccavano sempre i lavori più pesanti. Una mattina l'uomo fu contattato da un ricco signore che voleva donare una statua di un dio e, preparato l'asino, si recarono subito a casa sua. «Buongiorno», disse il proprietario di casa. «Ecco la statua che voglio regalare ad Atene, perché tutti sappiano quanto sono generoso». Il venditore lo ringraziò e, dopo aver caricato l'asino, si diresse verso la città. Giunti nella piazza principale, tutte le persone si inchinarono davanti alla statua in segno di rispetto e l'asino, credendo che adorassero lui, inorgoglito, si fermò, cominciò a ragliare e non voleva più andare via. A quel punto, il proprietario, capita la situazione, prese un randello e, colpendo il povero animale, esclamò: «Sei una testa matta, ma chi ti credi di essere? Ci manca solo che gli uomini adorino un asino». E spingendolo lo fece ripartire. L'asino allora riprese a camminare a testa bassa tra le risa della folla, ma pensando che prima o poi sarebbe arrivato il giorno del riscatto. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che gli uomini che si vantano dei beni altrui vengono derisi da coloro che li conoscono. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.